questa sconfitta, la 14ª sconfitta stagionale, con il giocatore che aveva segnato il gol del momentaneo vantaggio del Pescara. Per te una soddisfazione questa sera ovviamente molto molto ridotta, perché è arrivata un'altra sconfitta. Il tuo però l'hai fatto questa sera, Mamadou? No, perché sono contento di fare il gol, però sarebbero più contento che se vincevamo la partita tutti insieme, perché il mio l'ho fatto, pure gli altri hanno fatto il loro. È capitato questo brutto momento che dobbiamo stare con la testa alta, dobbiamo cercare di vincere, di fare il massimo, di dare tutto in campo. Per me lo stiamo facendo, solo che è un brutto momento per ora, che ci possiamo uscire di questo momento brutto per me. Pescara che continua a perdere partite, nelle ultime 5 sono arrivate 4 sconfitte, e voi nello spogliatoio ovviamente non siete tranquilli, ma state cercando di capire anche in questi momenti perché questa squadra ha così tante difficoltà? Stiamo cercando il fai dove sta, però per me solo che è un momento brutto, perché ci aiutiamo in campo prima della partita, dentro le spogliatoie, prima dell'allenamento, scherziamo, parliamo, facciamo tutto per vincere almeno una partita, che dopo ripartiamo alla grande, però non si capisce ancora qual è il vero motivo che se perdiamo così. Per me dico, è Dio che vuole questo momento, che basta che ci crediamo che è il momento brutto, che noi ci possiamo rialzare alla grande. E a proposito di cercare di rialzarsi, c'è questa partita con il Palermo sabato prossimo, partita difficilissima. Palermo è una squadra, andiamo a rincontrare una squadra forte pure loro, che cerchiamo di vincere, se Dio vuole vinciamo, e noi ci dobbiamo dare tutto e dobbiamo fare tutto in campo e basta.